Salve, unboxing di Tessiland. Vi mostro la scatola che, come vedete, è già stata aperta per il fatto che l'ho ricevuta leggermente aperta da una parte, quindi ho dovuto controllare che ci fosse tutto il materiale richiesto e quindi apriamo insieme virtualmente. Ci vediamo tra un pochino. Bene, iniziamo con questa Justin Baby celeste. Sono gomitoli da 50 grammi che io ho già preso, tra l'altro. È un gomitolo 100% Merinos, irrestringibile e naturalmente adatta per i capi dei bambini. Io ne ho presi due gomitoli e l'ho pagata 5,60 euro. Poi ho preso questa Celine, è una tipologia un po' più grossa, diciamo, rispetto a Justin Baby. Celine ha il 60% di lana e 40% acrilico. Ogni gomitolo pesa 100 grammi, quindi sono 200 grammi di lana e li ho pagati 6,40 euro, quindi 3,20 euro l'uno. Poi ho preso due rocche di questo kit bianco, che è un filato, vorrei farvi vedere, un po' pelosetto, ecco, ha una discreta, è molto sottile, elastico, però ha tutto questo pelosetto in superficie. Rocche da 250 grammi l'una, è mohair di alta qualità, è composto dal 40% di kid mohair e il 50% di poliamide. Io ne ho prese due rocche. Vorrei farmi una maglia per me e vediamo la riuscita. Sembra un buon filato. Vediamo come va. Allora, il kid bianco mohair, l'ho pagato due rocche da 250 grammi ciascuna, quindi è mezzo chilo di lana praticamente. L'ho pagata 23 euro, quindi 11,50 euro a rocca. E poi ho preso queste due rocche di Buckley Blue, sono 19% di lana, 45% acrilico, 14% poliamide, 13% poliestere e 9% è un lamè. È una bella lana, molto pelosa. Ha al centro un filamento di lamè. Io ho scelto questa con il lamè bronzo, color bronzo, e questo blu assieme sono veramente molto belli. Ecco, al centro c'è questo lamè colorato. Se non sbaglio, c'erano anche altre colorazioni oltre al bronzo. E poi il filato esterno molto peloso, molto. Deve essere molto caldo, molto bello. Io ne ho prese due rocche. Sono due rocche da 250 grammi l'una. E, è lavorabile con i ferri 4,5, 6 e con l'uncinetto 3,5, 4,5. Sono due rocche, le ho pagate 23 euro, quindi 11,50 l'una. Ecco, poi ho preso questa rocchetta di viscosa color avio.
Sono rocchette da 50 grammi. Pensavo di farci qualche cosa al chiacchierino, verificare il tipo di lavorabilità del materiale, e l'ho pagata 5,90 euro. Poi ho preso un'altra rocchetta, però questa volta color oro. L'apriamo perché questa si può aprire bene. È molto luminosa. È sempre viscosa, però è color oro. Vi avvicino il video. Ecco, è così. È setosa, ha un effetto setoso, è molto morbida. Allora, anche questa è una rocchetta da 50 grammi e l'ho pagata come la precedente 5,90 euro. Però qui c'è da lavorare molto, 50 grammi, però se vedete lo spessore del filato avvolto col chiacchierino, sapete che il chiacchierino non assorbe molto filato, ci vengono parecchie cose. Poi ho preso un'altra rocca, questa è più sottile, vi apro anche questa. In realtà dovrebbe essere un filato che si utilizza in industria per cucire. Io volevo provarlo, ho lavorato doppio o triplo magari, per il chiacchierino e vedere che tipo di resa potrebbe avere. Rispetto al filato precedente, è più sottile naturalmente, però è anche opaco, ma è non altrettanto setoso, però è molto, scivola molto, quindi la chiusura dei nodi non dovrebbe essere problematica, insomma. Vedete, è molto sottile, quindi duplicato lavorando con 3-4 fili, volevo vedere com'è l'effetto lavorato. Allora, questa rocca l'ho pagata 6,90 euro. Non trovo il peso, vediamo se è scritto qui. È poliestere al 100%, sono 4572 metri, colorazione 520, non so se è 50 grammi o 100, forse 100 grammi saranno, perché è abbastanza consistente. E poi ho preso quest'altra rocca, sempre più o meno dello stesso filato. La vorrei aprire per farvela vedere. Che però è grigio. È un colore che mi piace molto perché è un grigio scuro. Non è nero, ma è molto scuro. È la stessa tipologia del filato precedente e vorrei utilizzare anche questo con più fili. Ha le stesse caratteristiche, scivola bene, non è setoso come le rocche precedenti, però in ogni caso scivola. E quindi la chiusura dei nodi non dovrebbe essere difficoltosa, però è opaco, non è brillante e vediamo se è adatto alla lavorazione con il chiacchierino. Poi magari lo vedremo di volta in volta quando lo utilizzerò per i miei progetti. Allora, quest'altra rocca grigia l'ho pagata 6,90 euro, però voglio dire ha una consistenza notevole. Poi, considerato lo spessore del filo, credo che qui andremo avanti con i nostri progetti per anni. Ecco, qui dovrebbe esserci una click clack.
Abbiamo la confezione. Vediamo da che lato si apre. Ne avevo prese due, quindi vediamo questa qual è. Vedete, sono confezionate molto bene, sono incartate, messe nel cellophane, poi rimesse dentro a una confezione di pluriball per non rovinarle. Ecco una click clack color argento. Sul fronte ci sono degli strass e poi ci sono queste levette che possono essere lasciate nella parte interna della borsa oppure sollevate e nelle quali va inserita poi in questo modo va inserita la catenella. Ecco, questa si chiude. Molto belle. Molto luminose. Allora, questa click clack si chiama Grace, è 14 centimetri per 6,5 in argento e costa 7,90 euro. La chiusura è pratica perché per aprirla bisogna spingere la pallina che rimane all'interno. Mi piace molto, molto bella. La richiudiamo. Ecco, questa è un'altra click clack, anzi forse un'altra chiusura, forse non proprio, forse click clack, però è un po' diversa. La apro con voi. Vedete, ci sono le viti. Per chiuderla abbiamo il pacchetto, eccola, è line, ma è una barra praticamente, c'è la chiusura che si alza e poi lascia passare. C'è dello scotch attorno per no, della pellicola attorno per non farla strusciare contro l'altra bacchetta in modo tale che sia garantita la lucentezza e l'integrità del prodotto. Ecco, poi si chiude. Anche questa è molto bella. E questa è lunga 19 centimetri, sempre in argento. E l'ho pagata 6,90 euro. Un'altra click clack, anche questa veramente molto bella. Click clack Swarovski, perché qui solo ci sono dei brillantini incastonati nella chiusura, però la apriamo perché a me è piaciuta molto, merita secondo me di vederla senza la trasparenza del cellophane. Eccola, è di oro rosa, lo stesso si sposta il fiocchetto, vedete, ha questi due ganci laterali che possono essere lasciati dentro e la pochette viene utilizzata senza manici come pochette oppure fatti uscire verso l'esterno e quindi qui ci si può inserire una catena che credo di aver preso anche. Il fiocchetto si alza. Ecco, è si chiude in questo modo, molto molto graziosa. Questa click clack Swarovski è 18,5 cm per 9, oro rosa, 8,90 euro.
Poi ho preso il cordino Swan, di cui ho visto realizzate tantissime belle cose, volevo provarlo anch'io. Ho preso questa colorazione con un rosso, non è proprio bronzo, è proprio un rosso mattone. Queste sono confezioni da 500 grammi, è un ruggine. Praticamente io l'ho pagato 500 grammi, 8,75 euro. Credo che per una borsa, adesso io non conosco bene la resa di questo filato perché è la prima volta che lo acquisto, francamente, quindi devo ancora vedere come funziona. Niente, il cordino senz'altro voi lo conoscete, è un tubolare di maglia praticamente sintetico che viene utilizzato per fare principalmente delle borse e volevo abbinarlo a una chiusura che lo stesso ho acquistato che adesso vi farò vedere a breve. Ripeto, è cordino Swam ruggine da 500 grammi, costa 8,75 euro. Non apro la busta perché ho paura che la matassa si disfi e poi sarebbe complicato andarla a ricomporre. Ho preso un'altra confezione di navette, mi sono trovata molto bene con queste navette con il rostro. Penso di avervele fatte vedere in lavorazione in un precedente tutorial che ho caricato. Ne ho preso un altro paio perché non bastano mai, c'ho sempre le navette divise nei vari lavori che sto realizzando e visto che mi sono trovata bene, ne ho preso un altro paio. Quindi è una confezione con due pezzi, due navette, e l'ho pagata 2,90 euro. Allora, non so voi, ma io ho sempre la necessità di andare a recuperare i miei uncinetti in varie dislocazioni e allora ho pensato di comprarmi questo organizer che dovrebbe contenere un bel gruppo di uncinetti. È di plastica naturalmente e ha queste chiusure a pressione. E vorrei metterli tutti in questo stesso posto, in questo stesso contenitore. E l'ho pagato 3 euro e spero che torni utile, insomma. Per lo stesso motivo ho comprato questo portaferri, tra l'altro dello stesso colore quasi. Sempre per tenere uniti i miei ferri perché ne ho una quantità industriale, avevo già comprato anni addietro altri contenitori, ma oramai non bastano più, quindi ho pensato di aggiungerne un altro. Questo portaferri l'ho pagato 3,90 euro. Allora, facendo le borse, nasce la necessità di foderarle. E non riesco mai a trovare dei tessuti simpatici da poter introdurre. E allora ho visto sul sito della Tessiland questi tessuti che ricordano un po' i tessuti americani. Questo è un tessuto che hanno denominato sneakers, che è un fondo bianco con decorazioni blu, è un 100% cotone. Vediamo se riesco ad aprirlo. È molto carino, mi è piaciuto molto appena l'ho visto e ho pensato di prenderlo. Le misure sono 1 m x 70 cm. Apriamo insieme, eccolo. È abbastanza morbido per quanto è
abbastanza carico di appretto, secondo me. Vedete? Dietro è bianco, poi sul davanti ci sono tutte queste scarpe da ginnastica, molto simpatico, secondo me adattissimo a foderare delle borse. È un buon cotone, penso che qui ne vengono parecchie di fodere perché è abbastanza grande, ripeto, 1 metro per 70 centimetri. Allora, questo tessuto blu sneakers l'ho pagato 5,90 euro. Bene, poi ho trovato questo tessuto che è un tulle rosa, naturalmente è sintetico, eh. Allora lo vorrei aprire con voi, vediamo com'è. Anche questo sarà 1 metro per 70 centimetri, molto carino per fare delle fodere, delle sottogonne ad esempio, ho preso a questo scopo, insomma, delle sottogonne. Ha un bel colore, mi piace molto. Allora, questo tulle rosa io l'ho pagato 6,90 euro. Un altro cotone con questo fiorellini, con questo fiorato piccolissimo, bordeaux su beige, un bianco non proprio chiarissimo. È sempre un 100% cotone e ha sempre le stesse dimensioni, 1 metro per 70 centimetri. Anche questo lo vediamo. Bellissimo, molto fresco, vedete, dietro è così, davanti a questi fiori molto, ecco, vi faccio vedere il cotone, sì, mi piace molto. Questi fiorellini minuscoli che sono veramente deliziosi. Allora, questo tessuto si chiama Red Floral e l'ho pagato 5,90 euro. Ancora un tessuto, ho preso questo tessuto di cotone al 100%, color moro. La pezza misura 1 metro per 70 centimetri. Come le precedenti, io spero di utilizzarla per foderare delle borse, ma in ogni caso è un tessuto di cotone, quindi potrebbe essere adatta a qualsiasi utilizzo. L'apriamo insieme. Eccola. La cimosa si vede, è un bel cotone, vedete? Fa le pieghe, quindi non è sintetico. Un bel cotone morbido. Io pensavo di utilizzarlo per foderare le borse, però non è detto, insomma. Sono, ripeto, 110, 100, 1 metro per 70 centimetri. Allora, questo cotone l'ho pagato 5,90 euro. Poi ho preso questa catena per borsa di rame, color rame, è lunga 110 centimetri. Vediamola dal vivo. È bella pesante, ha questi due ganci. Che vengono assicurati agli occhielli, ha una bella colorazione rosa, rosata. E mi sembra che la camera colga bene la sfumatura.
ripeto, è di rame, color rame, lunga 110 cm e costa 2,40 euro. Poi ho preso un'altra serie di catene, sono tutte lunghe 115 cm. Questa è argento, colore argento. Ha degli anelli più piccoli rispetto alla precedente e anziché avere quei ganci ci sono i moschettoni. Mi era piaciuta molto perché in effetti è leggera, è molto più leggera dell'altra, che secondo me è più gradevole da tenere sulla borsa. E l'ho pagata 2,40 euro. Questa, in realtà anche gli altri due sono tutte confezioni da 2,40 euro. Questa è la confezione argento, questa è la confezione oro, apriamo anche questa perché si vede meglio, confezione oro. Anche questa è molto leggera, ha gli stessi anellini della precedente e anche come la precedente ha i moschettoni finali da assicurare agli occhielli delle vostre borse. Anche questa 2,40 euro. Vediamo che effetto farà, se si ossida o meno, spero di no. Poi vi saprò dire una volta che l'avrò adoperata. Questa è la terza, è bronzo, color bronzo. Tutte e tre misurano 115 cm. Anche questa è molto bella. Gli anellini sono gli stessi, anche i moschettoni sono gli stessi. Cambia la colorazione, tutte e tre costano 2,40 euro l'una, hanno lo stesso prezzo anche perché sono la stessa tipologia di catena, soltanto di diversa colorazione. Questa grande confezione è una confezione di uncinetti per fare il crochet tunisino. Ne ho preso un set gigante con tutte le varie spessori. Vediamo se riesco a vedere il primo perché è girato. Prendiamo il primo. Parte da 2,5, poi c'è il 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 e 8. E credo che dovrebbe essere completo, diciamo, perché più o meno ci sono quasi tutti gli spessori per poter realizzare una. Vediamo adesso, pensavo di proporvi qualcosa con l'uncinetto tunisino perché è molto simpatica come tecnica. Come vedete ha nella parte di lavorazione dove si lavora c'è l'uncinetto, un uncinetto tradizionale, poi di là c'è la chiusura come se fosse un ferro, perché sull'uncinetto tunisino bisogna montare tutte le maglie e poi chiuderle una alla volta, quindi a volte c'è la necessità di montare un bel numero di maglie tutte quante contemporaneamente sull'uncinetto. E ho preso una confezione con 2, 4, 6, 8, 10 pezzi sono. E questa confezione costa 14,90 euro. Ma credo che ne avrò in abbondanza per il resto dei miei giorni perché ce ne sono veramente tanti e quindi non credo che ne comprerò più altri, insomma. Sono molto colorati, poi anche questo è molto gradevole secondo me. Siccome vi stavo dicendo che ho tanti uncinetti, non sapevo come raccoglierli, ho comprato il contenitore
come se non bastassero, ne ho comprati degli altri e ho comprato questa confezione di uncinetti coloratissimi che vanno dallo 0,5 mm, 0,75 mm, 1,5, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,25, 2,5, 2,7. Sono 10 pezzi, l'apriamo, ne vediamo almeno uno. Questo è 0,75, è veramente sottile. E ho visto, anzi, questo è 0,5, non 0,75. Questo è 0,75. Io lo 0,75 lo sto utilizzando moltissimo per fare le legature, gli agganci con il chiacchierino. E stavo cercando un uncinetto molto sottile per il tombolo. E vediamo se con questo 0,5 riesco a far passare bene i fili attraverso i fori lasciati dalle spille, perché è una manovra sempre un po' problematica. Comunque, penso che anche con questo set ho completato la mia scorta di uncinetti. Allora, questa confezione di 10 uncinetti costa €14,90, come quella per gli uncinetti per il punto tunisino. Allora, ho preso questa confezione di aghi da chiacchierino. Non lo apro perché è un regalo. L'avevo promesso quest'estate a una compaesana. Quindi Graziella, se segui il mio tutorial, ecco i tuoi aghi li ho comprati, spero di portarteli presto. Allora, questa confezione prevede l'8 extra fine, il 7, il 5 e il 3. Quindi sono quattro aghi da chiacchierino, dentro c'è anche l'infilaghi. Questi quattro aghi da chiacchierino costano €3,90. Ora, è un regalo, non avrei dovuto dire, comunque è andata così. Dunque, c'è sempre la necessità di avere degli aghi molto sottili per infilare le perle, perché soprattutto avrete senz'altro notato anche voi, quando si utilizzano delle perle con un foro molto piccolo, è sempre molto complicato. Quindi anche se il filo passa, perché saprete senz'altro se mi seguite che utilizzo sempre il filo da perlegnatrici per poter montare le perle sul filo di lavorazione, quindi il filo non ha problemi, però con gli aghi ho sempre qualche difficoltà. E sto notando che in effetti la cruna di questi aghi è molto piatta, è molto stretta e quindi spero di risolvere il problema con questi aghi. Ho preso questi quattro aghi in filaperle di diverse dimensioni, non c'è scritto altro, insomma, riguardo alla grandezza. Però la vedo già dall'altezza degli aghi che sono diversi, insomma, e tra cui ce n'è uno veramente molto molto sottile. Spero di poter risolvere con quest'ago per le perle Swarovski, altrimenti devo sempre prendere gli aghi da perlinatura che però si rovinano e poi dopo per perlinare non servono più a niente. Quindi ho preso questi aghi della Prim. Sono quattro aghi in filaperle e li ho pagati €3,10. E poi per rimanere in tema di aghi ho preso questi aghi per lana che hanno il cappietto per poter far passare il filo e tirarlo e sistemare le chiusure della lana per rimettere i fili. E questi li apriamo perché sono miei. Sono di tre dimensioni, questo è più sottile e più piccolo, più corto, sarà un 2, 2,5, questo sarà un 3, questo sarà un 4 più o meno come diciamo dimensioni, non ci sono scritti i millimetri, però
Ad occhio dovrebbe essere così. Ho visto nei tutorial delle uncinettine che però a volte questa asolina, se si tira troppo, viene via. Speriamo che queste tengano. Adesso li proveremo, poi magari vi saprò dire che tipo di riuscita hanno avuto. Allora, questi aghi per lana, è una confezione da 3 pezzi, costa 3,90 euro. Ecco, chiudiamo con queste 2 rocche di lana che ho comprato. Vorrei subito dirvi che la camera non rende giustizia, perché questo è quasi un verde petrolio, mentre invece lì sembra proprio un blu deciso. Invece è un blu petrolio, quasi vicino al verde petrolio, insomma. Molto bello, mi piace molto il colore, era proprio quello che desideravo. Sono rocche da 250 grammi e è un filato misto lana, composto da 30 grammi di lana, 70 acrilico. Si può utilizzare con l'uncinetto 5 e 7 e con i ferri 6 e 8, consigliato. Dunque si chiama Berry Petrolio, grammi 250 a rocca, sono 2 rocche e l'ho pagata 10 euro, quindi costano 5 euro a rocca. Lo stesso per una maglia, vediamo come la posso realizzare, ancora non ho deciso. Bene, questo era l'ultimo prodotto che ho acquistato dalla Tessiland. Ecco, vi mostro la fattura della Tessiland. E questi sono tutti i prodotti che vi ho elencato durante l'unboxing. Vi faccio vedere il totale. Ecco, questo è l'importo che io ho pagato. E è un importo abbastanza discreto, insomma, del tutto rispettabile secondo me, i parametri. Poi vabbè, può darsi pure che normalmente vengano spese magari cifre diverse, più alte. Però vi dicevo a inizio video che ho trovato la scatola aperta sulla parte laterale e poi rimboccata all'interno, e quindi mi è parso un po' strano e sono andata subito a verificare che le cose che io avevo ordinato ci fossero. In realtà non mancava nulla. L'unica cosa che mi sembra strana, io so per esperienza che la Tessiland di solito mette degli omaggi dentro ai propri pacchetti, e io sospetto che sia sparito l'omaggio perché non ho trovato nulla, però devo dire che per il resto non manca nulla. Per questo avete trovato la scatola aperta, perché ho dovuto aprirla subito appena l'ho ricevuta, perché avevo paura che mancasse qualcosa. Quindi un unboxing un po' imperfetto, però mi scuserete. Bene, è tutto, non c'è altro. Ci vediamo la prossima volta. A presto.